Se state cominciando ad interessarvi al mondo degli orologi da polso da completi neofiti, probabilmente vi starete chiedendo quali tipi di orologi ci sono in commercio o come funzionano. Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Presta Addiction. Io sono Marco Bracca e sono un appassionato di orologi. Questo video vuole essere una sorta di guida pratica al mondo degli orologi da polso, in particolare a quelli meccanici e automatici. Cominciamo subito dividendo il mondo dei segnatempo in due macrocategorie: gli orologi al quarzo e gli orologi meccanici. La prima categoria che ho citato, ossia gli orologi al quarzo, facendola breve, sono tutti quegli orologi dotati di un circuito elettrico posto all'interno, quasi sempre alimentato da una batteria. Sono programmati per scandire il tempo in modo molto preciso e infatti potete riconoscerli data la lancetta dei secondi che ha degli scatti molto netti. Diciamo che sono frutto dell'evoluzione tecnologica degli anni 70 e 80 e infatti sono nati proprio durante quegli anni. Dovete sapere però che gli orologi esistono da molto più tempo, secoli addirittura. Infatti dall'altra parte troviamo gli orologi meccanici più tradizionali, che praticamente funzionano con sistemi di molle, ingranaggi, ruote che girano, interagiscono tra di loro, generando movimento e scandendo il tempo in modo puramente meccanico, una cosa veramente affascinante. Praticamente gli orologi meccanici si suddividono in due categorie: gli orologi meccanici a carica manuale e gli orologi meccanici automatici. I primi, ossia gli orologi a carica manuale, hanno bisogno di essere caricati tutti i giorni per poter funzionare. Dall'altra parte abbiamo gli automatici, che sono un'evoluzione degli orologi meccanici. Praticamente all'interno hanno una massa oscillante, un rotore, che con i movimenti del polso durante la giornata carica la molla dell'orologio. Quindi l'unica cosa che dovrete fare per farlo funzionare correttamente è semplicemente indossarlo e non dovrete pensare a nulla. Una delle domande più frequenti che mi viene posta su Instagram oppure qua nei commenti è come far partire un orologio automatico. Ragazzi, molto molto semplicemente, quasi tutti gli orologi automatici hanno anche la carica manuale. Quindi se avete appena ricevuto l'orologio, se ve l'hanno regalato, se l'avete appena comprato e non sapete come fare, semplicemente prima di indossarlo la prima volta, caricatelo girando la corona in senso orario per 5-10 giri. Facendo ciò gli date una carica iniziale, lo indossate e da quel momento sarà il movimento del polso a caricarlo, quindi non dovrete più pensarci essenzialmente. Un'altra domanda molto frequente è: caricando manualmente tutti i giorni un orologio automatico posso rovinare il movimento? Facciamo un attimo di chiarezza. Naturalmente sugli orologi automatici il principale sistema di carica è il rotore, di conseguenza gli organi meccanici predisposti per la carica manuale sono un pochino più piccoli e più fragili rispetto ad un orologio puramente a carica manuale. Diciamo che è un sistema di supporto, più che altro studiato per far partire l'orologio. Non c'è assolutamente bisogno di caricare tutti i giorni un orologio automatico dalla corona, appunto perché basta indossarlo e non dovete pensare a nient'altro. Esistono delle eccezioni però, esistono dei movimenti automatici all'interno di alcuni orologi che non hanno la carica manuale. Per farvi un esempio, il 7S26 di Seiko, che è all'interno del Seiko 5 e dell'SKX. Praticamente l'unico modo per far partire e andare quel movimento è agitarlo, agitarlo un bel po' generalmente prima di indossarlo e da quel momento sarà solamente il polso a garantirne le funzionalità. In tanti mi scrivete preoccupati: Marco, il mio SKX, il mio Seiko 5 l'ho riposto per la notte e il giorno dopo l'ho trovato fermo, è rotto, devo preoccuparmi? Ragazzi, restate tranquilli, il 99% delle volte questo è dovuto al fatto che magari il giorno prima non avete usato l'orologio abbastanza, non avete riempito la riserva di carica a dovere. L'unica cosa che dovete fare per far andare questi movimenti senza la carica manuale, purtroppo manca, è tenerli addosso per tutto il giorno e state tranquilli, funzioneranno perfettamente. Questa è forse la domanda più frequente in assoluto. Un orologio automatico può stare fermo o si rovina? Devo farlo andare sempre per farlo andare bene? Ragazzi, no, che l'orologio vada continuamente o che stia fermo, l'olio al proprio interno nei meccanismi si secca allo stesso modo. Farlo andare costantemente non fa altro che stancare la macchina, che logorare il meccanismo a lungo andare. Quindi, se avete più orologi automatici, non c'è bisogno di farli andare tutti contemporaneamente. Quello che consiglio io è, quando volete usarne uno, magari il weekend o un giorno in particolare, prendetelo, caricatelo, mettetelo in data e ora e ve lo indossate. Per il resto del tempo può stare anche fermo nel cassetto. C'è da dire però una cosa: è abbastanza condiviso il pensiero che far girare
ogni tanto, magari un orologio che non usate spesso, una volta al mese per 2 o 3 giorni di fila, farlo girare, indossarlo, faccia bene al meccanismo. Quindi se avete tanti orologi, una collezione, avete pezzi fermi, ogni tanto fateli girare e li manterrete lubrificati e garantirete a loro un perfetto funzionamento negli anni. Ragazzi, il video di oggi termina qui. Se volete supportare i contenuti di questo canale in modo attivo, potete farlo su Patreon, una piattaforma che dà la possibilità a creatori di contenuti come me di portare avanti il proprio progetto qua su YouTube, proprio grazie alle donazioni completamente libere di voi follower. Praticamente il sito dà ai donatori attivi anche dei privilegi in base alla fascia di donazione, come ad esempio video in anteprima o contenuti esclusivi, o l'accesso tramite link a un gruppo Telegram riservato unicamente ai Patreon, dove dentro ci sono anche io, potremo scambiare 2 chiacchiere, anche e soprattutto riguardo lo sviluppo e la crescita del canale. Il senso è soprattutto quello. Volevo ringraziare tutti i miei grandi, grandiosi Patreon che sono sempre più attivi, anche grazie al gruppo, e ragazzi, come dico sempre, il vostro supporto è veramente fondamentale. Se il video vi è piaciuto, ovviamente lasciate un like qui sotto, che come vi ricordo sempre aiuta tantissimo il canale nella crescita. Magari commentate per farmi una domanda o generare un piccolo dibattito con gli altri utenti. E se desiderate supportarmi e ricevere altri contenuti sul mondo degli orologi in futuro, iscrivetevi cliccando questo link. Grazie a tutti!